Ciao papà! La casa più vicina, 3 km di distanza. Perché ti porti dietro sempre questa telecamera? Lo sai che il cinema è la mia passione. Fatto sta che ho invitato Andrea a venire qui stasera. Scusami per questa improvvisata a casa tua. Mi dispiacerebbe rovinare la vostra festa. Fabio, c'è qualcuno? Ma questi? Chi cazzo sono? Tranquilli ragazzi, sono amici miei. Scusa Andrea, perché il tuo amico ha una telecamera ed è vestito in questo modo? Non ti pare ovvio il perché? No. Matteo vuole fare il regista e io gli ho portato un aiuto. Con due camere potrà vedere meglio la realtà. E tu come fai a sapere che Matteo vuole fare il regista? Hai sempre bisogno di fare domande per conoscere le persone. Ho portato il mio amico con la camera perché quando conosco gente nuova mi piace avere un ricordo. Nel caso non ci si veda più. Ma che cazzo si credono di essere questi? Se fosse casa mia non glielo permetterei. Che magari servirebbe anche a farmi cagare da qualcuno che invece non mi caga, no? Comodi, eh? Prendiamo solo qualcosa da mangiare, prima che finiate tutto. Sempre se si può. Dove sono Valeria e Francesco? Si sono chiusi in camera, perché? Perché devo sapere dove siete, no? Sono convinta di aver trovato un gruppo che ama giocare. Puoi dirlo forte. Peccato possiate fare solo giochi da ragazzini. Ti sbagli. I giochi da ragazzini non sono più gli stessi di quando a scuola ci andavi tu con le tue amichette. Ah no? Bene. Allora facciamo un gioco se vi va. Certo. Non è meglio prima sapere di che gioco si tratta? Infatti. State zitte. A decidere se ci stiamo noi, Fabio. Siamo a casa sua. Fabio, allora giochiamo pure no? Perché no? Il gioco è questo. Schiaffeggiare una ragazza finché lei non dica basta. Vince chi riceve più schiaffi. Inizio io. Hai capito, Raniero? Il gioco è lavarsi le mani. Difficile. Vediamo un po'. Eccole! Ci hanno preso per il culo! Parlava tanto dei nostri giochi, ma alla fine voleva farsi solo la sua bella amichetta. Comunque, se volete una stanza c'è, eh! Cazzo! No, va bene così. Tanto mi sarei fermata. Mi lasci, per favore? Tocca a voi adesso. Chi raccoglie la sfida? Nessuno? Dai ragazzi, le promesse si mantengono. Io lo faccio sempre, mi aspetto che lo facciano anche gli altri. Let's see it.
volete deludermi. Mi spiace. Ero convinta che con voi si potesse fare sul serio. In assenza di candidati, la prima squadra sceglie per la seconda. Io dico voi due. No, no. Non ho capito bene cosa hai detto. Non voleva neanche venire stasera noi. È facile, sai. Prendi la mano, la appoggi sulla guancia, poi la stacchi. Basta, tiri un bello... Allora. Sì? Adesso mi devi spiegare tutto. Devo spiegarti cosa? Come ti permetti di venire qui in casa mia? Eh? E fare tutto quello cazzo che ti pare? Che cosa vuol dire fare il cazzo che ti pare? I miei amici volevano solo mangiare qualcosa. Hanno fatto un lungo viaggio per venire qui a giocare con voi. Qui non c'è nessun gioco da fare. Ah no? E allora voi cosa stavate facendo? Elena cosa stava facendo con te? E non ho dato il permesso di fare le riprese in casa mia. Dai, devi stare zitta! Devi chiudere quella bocca! Non devi... La prima regola dei nostri giochi è che non devi mai toccare la camera, chiaro? Schiaffeggia la tua ora, dai. Beh, coraggio. Coraggio. Me ne dovete andare. Non so neanche chi siate, io non voglio strani in casa mia. Come non sai chi siamo? Ma come? Andrea. Andrea e i suoi amici. Vuoi vedere la carta d'identità per caso? Sì. Sei sicuro? Sì. Va bene, tirate fuori i documenti, per favore. Porca troia! Che bella notte. Nessuno chiuderà gli occhi. Troppe cose da vedere.